Questo è quello che noi purtroppo vediamo ogni giorno e da quasi 5 anni a questa parte lo affrontiamo attraverso anche le segnalazioni che ogni singolo cittadino ci fa, attraverso quello che vediamo noi. Le realtà che noi ci troviamo a dover affrontare sono realtà molto critiche e purtroppo noi non riusciamo mai a girarci dall'altra parte, altrimenti sarebbe facile. Il randagismo purtroppo è figlio di due realtà che noi viviamo qui nel sud Italia e in particolar modo in Calabria. È soprattutto figlio dell'abbandono e in secondo luogo è figlio della non sterilizzazione. Per prevenire i maltrattamenti, tutto quello che è il nostro lavoro quotidiano, che è il lavoro che noi facciamo semplicemente con le nostre forze. Si chiama Corona, è una cucciola di 20 giorni. L'abbiamo recuperata a Mandatoriccio Paese. Era lei insieme agli altri 8 fratellini. A pochi metri da loro c'era la loro mamma, purtroppo morta avvelenata. Non abbiamo avuto modo di poter dialogare con qualcuno, poter discuterne. Noi ci siamo trovati in questa realtà nella quale c'erano questi cuccioli lì. O interveniamo o i cuccioli sarebbero morti da lì a poche ore. Noi siamo 7 volontarie, ognuna di noi è costretta, tra virgolette, a portarsi anche i cani nelle proprie abitazioni. Abbiamo un minimo di 3-4 cani a testa. I cani non si salvano con la bacchetta magica. Sempre nuove emergenze da affrontare e purtroppo questa è una realtà che noi viviamo, quella di essere indebitati con tutti. Serve il materiale e la ferramenta ci fa il conto, ci serve il vaccino, il veterinario ci fa il conto, e ci serve una medicina e la farmacia ci fa il conto. Non è raccattando cani che si risolve un problema, questo lo facciamo anche noi da anni. I problemi si devono risolvere alla radice e se nemmeno un'amministrazione è capace di andare a fare dei controlli e prendere una posizione, vorrà dire che noi da questa situazione non ne usciremo mai.